Ciao a tutti, io volevo fare un attimo così due parole, prometto di non rubare troppo tempo. Beh, direi che avere una sala piena, la domenica pomeriggio così fredda, di pioggia e in alcune zone della provincia di Cuneo anche di neve, insomma, solo lega riesce a fare le attrezze. E faccio un po' di spalla, che dire di Alba? Siamo partiti siamo ripartiti col gruppo di Alba nel 2010, insomma non mi voglio dilungare più tanto su Alba, siamo cresciuti molto nel giro di poco tempo, siamo praticamente raddoppiati, abbiamo raggiunto c'è stato un periodo in cui eravamo tre volte tanto i ragazzi triplicati rispetto all'anno in cui siamo partiti. Poi abbiamo avuto insomma, tutte le vicende che sono successe nel nostro interno, anche gli errori che la Lega ha fatto, che ha riconosciuto e che insomma, non, la Lega non si è nascosta. In ogni caso siamo comunque cresciuti come gruppo, ci siamo sempre presenti e niente. Poi più che su Alba mi premeva innanzitutto fare un grosso ringraziamento ad Alberto Begnone, che io ho avuto l'onore, sono orgoglioso di essere stato al suo fianco in questi anni per l'immenso lavoro fatto. Come dice lui, l'amicizia è grazie superfluo, e in ogni caso non basterebbero mille grazie per ringraziarti del lavoro che hai fatto. E niente, poi i risultati della provincia di Cuneo sono sotto gli occhi di tutti. Non c'è occasione in questi mesi in cui non viene ripetuto, soprattutto nella propaganda, passando in termini così, di Cavallotto. No, è propagandato i risultati di Cuneo. E niente, per chi non lo sapesse, c'è anche qualche giovane nuovo, c'è un ragazzo nuovo di Brano. Cavallotto è un po' il nonno delle MGP Piemonte. No. È il nostro presidente nazionale dei giovani padani. Dicevo, i grazie non sarebbero mai abbastanza, quindi onorato di essere stato al tuo fianco, onorato di aver collaborato con te in questo periodo. Ci fa ancora effetto, pensare a te in una veste diversa da quella di coordinatore provinciale. Non ci siamo ancora abituati, almeno parlo per me, in prima persona, a vederti coordinatore nazionale. Comunque, è arrivato il momento del ricambio, perché come diceva giustamente Flavio, una squadra che non sa rinnovarsi è anche stato un titolo del congresso e ha già perso in partenza, quindi detto questo credo arriva anche il momento del ricambio, e questo è adesso. In questi anni appunto c'è stata un'altra persona che è emersa per il culo quadrato che si è fatto per i giovani padani di Cuneo. Da più di un anno a questa parte, da quando tu Alberto hai cominciato a macinare sempre più chilometri per il Piemonte e a girare come una tortola impazzita per tutto il Piemonte, questa persona si è già praticamente sostituita a te tutto per tutto, ed è, credo di poterlo dire un po' a nome di tutti, ormai è diventato nella sostanza, per noi lo è già, anche se il congresso dovrà ancora esprimersi. Riflettendoci posteriori, probabilmente c'erano già, quando faceva le superiori, quando c'era la campagna elettorale per Roberto Conte, c'erano già gli indizi che
sarebbe potuto diventare un... Insomma, ha imitato Roberto Conte della sua scuola, mettendoci la faccia, esponendosi direttamente in prima persona. Ha passato un periodo in cui credo era più dal preside, vedeva più la faccia del preside che la faccia dei suoi genitori. Già allora probabilmente appunto c'erano già gli indizi per capire che i presupposti per diventare coordinatore provinciale un giorno c'erano già tutti. Lui all'epoca probabilmente sicuramente non si aspettava ancora di diventare coordinatore provinciale, a riprova questo, che nell'MGP non conta la carica, ma conta quello che ci si sente dentro, conta la missione, no, che ciascuno di noi si sente dentro. E lui fin da subito evidentemente ha avuto la volontà, la voglia, il desiderio di impegnarsi in prima persona per tutta la provincia, già da quell'occasione lì ci ha permesso di reclutare molti giovani. Con questa persona è appunto Flavio, sono fiero di continuare a impegnarmi nell'MGP, di continuare a farlo al fianco di Flavio. Detto questo, non voglio fare un intervento più tanto politico, volevo più che altro parlare di MGP. Volevo anche un attimino, come dire, un'ultima cosa, dare un po', come dire, se mi consentite, un suggerimento un po' a tutti i giovani e anche alla segreteria provinciale, non c'è ancora Stefano, questo arriverà, e al segretario. Cioè, essere giovani non è un valore assoluto, però, non è un valore assoluto, però è un valore aggiunto. È un valore aggiunto perché tanti giovani in un movimento vuol dire tanta passione, vuol dire tanto entusiasmo, vuol dire futuro. Un movimento che ha tanti giovani è un movimento vivo, è un movimento che ha futuro. Detto questo, voglio dire ai giovani, non abbiate paura di collaborare sempre con la sezione, con i militanti. Fatelo sempre anche quando, come dire, ci possono essere delle difficoltà, quando questo può... nelle sezioni anche da alcuni militanti, ci sono quei militanti magari un po' polemici che non hanno, che non gli va mai bene niente, ecco, e magari fanno scappare anche la voglia agli altri. Collaborate sempre, non abbiate paura di farlo, come dicono sempre Alberto e Davide, chi lavora ha sempre ragione. E niente. Volevo, come dire, rivolgere un invito, coraggio, la Lega dà già molto spazio ai giovani e questo dobbiamo dircelo e riconoscerlo, non esiste paragone con le altre forze politiche, solo nella nostra provincia abbiamo un mucchio, cioè De Marchi, Stefano, Alberto, Gianna, la Presidente, ci sono comunque di giovani, Claudio, Federico Gregorio. La Lega ha investito molto sui giovani anche nelle sezioni. Federico Gregorio, come ama ricordare il suo sovente, è stato il primo, insomma, a volere un po' anche far entrare i giovani nel direttivo. Ama dire che io sono stato il primo ad entrare in un direttivo di sezione. Subito dopo è entrato Luca Cravero a Bra. Questi sono segnali importanti. Una cosa voglio dire, coraggio non è mai abbastanza, non si abbia paura di investire sui giovani, di dargli spazio, di dare lo strumento, gli strumenti per poter dare alla Lega, cioè lo spazio ai giovani non è mai abbastanza, tornerà sempre di vantaggio al movimento, sempre. I giovani sono il motore della Lega, Pian del Re, sono l'ultima raccolta firme, sono iniziative che sono lì a testimoniarlo. I giovani hanno tanto da dare, hanno niente da chiedere, tanto da dare. I giovani non chiedono niente, l'unica richiesta che hanno da fare è appunto di avere coraggio, di andare avanti così, di non avere paura a dargli spazio e strumenti per poter fare. Chiediamo solo di poter dare alla Lega, in termini di impegno, di costante sul territorio, solo di essere sempre messi nelle condizioni migliori per poter dare il nostro contributo alla Lega. Faccio solo un esempio, visto che
no, attribuiscono un po' ad Alba la funzione critica del movimento, se non anche alle volte polemica. Io mi sforzo sempre di essere costruttivo. Problemi non ne abbiamo noi, questi non sono problemi, ma per esempio la raccolta, cioè ho detto questo, dare spazio ai giovani, chiediamo solo di poter dare, no? Di essere messi nelle condizioni di poter dare. E la raccolta firme è andata benissimo, è stata, almeno ad Alba, ma non solo ad Alba, fortemente, cioè è stata praticamente organizzata dai giovani, sono i giovani che sono stati sul pezzo. Soltanto cercare, per esempio, l'autentica delle firme, di avere un po' tutti i nostri rappresentanti sul territorio. Noi, come dire, abbiamo organizzato questa raccolta firme e noi abbiamo avuto un problema ad Alba, che il consigliere comunale non poteva esserci, avremmo voluto replicare questo sabato, non c'era, noi ci siamo come giovani impegnati a, come dire, a organizzare, abbiamo chiesto i permessi, abbiamo chiesto tutto. Non sono problemi questi, però insomma c'è sempre da migliorare, e se i nostri rappresentanti riescono a darci appunto la possibilità di essere anche presenti sul territorio, noi siamo anche orgogliosi di poter stare sul territorio. Detto questo, viva Giovani Padani e prima il Nord! Grazie.